Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente parliamo del banner infeatured, del nuovo evento disponibile all'interno del gioco che sblocca o comunque che dà la possibilità di poter ottenere una nuova arma per Eris e per Lucia e anche una nuova skin. Nuova skin addirittura di Lucia con nuovo buff associato, quindi abbiamo praticamente un inserimento nuovo all'interno del gioco. Invece per quanto riguarda Eris, a differenza di quello che possono pensare diciamo altre persone in generale, ha ricevuto un Arcanum. Quindi una volta ottenuto praticamente da Zack, manco una settimana fa praticamente, anche Eris a ruota di carro subito dopo riceve l'Arcanum. Quindi per questo diciamo è più un discorso per quegli utenti che comunque continuavano a scrivermi ma l'Arcanum è già uscito, ma questo è già ce l'ha questo personaggio. Quindi come io vi dico sempre ragazzi, non mettetevi in testa che se l'Arcanum è uscito a un personaggio vuol dire che non uscirà anche a un altro. Esistono Arcanum fisici, Arcanum magici e poi il tutto bisogna sempre contestualizzarlo all'interno dell'evento. Perché in questo caso, essendo uscito un evento dove il boss è debole al fuoco, è giusto ed è ovvio che vi diano personaggi che siano appunto di tipo fuoco e che siano forti, soprattutto con la tipologia fuoco. È tutto coerente con un gacha, perché i gacha funzionano così. Devono darti gli strumenti per poter battere il boss o comunque per poter battere il nemico dell'evento selezionato. Ma andiamo più nel dettaglio perché praticamente avremo a disposizione la nuova arma di Eris, la Egg Staff, che sblocca l'attacco Helical Flame, che è praticamente un attacco AOE in questo caso contro tutti gli avversari, 340 come danno minimo ma 630 come danno massimale, con addirittura la possibilità di fare 1,3 danni in più se si sta combattendo nemico singolo. Quindi abbiamo l'autocompensazione per quanto riguarda le armi, che ci consentono appunto di ci permettono appunto di utilizzare quest'arma sia contro più nemici ma anche contro nemico singolo, perché ovviamente la nostra percentuale di danno non va sprecata, fondamentalmente non va sprecata come le vecchie armi che avevamo praticamente all'interno del gioco, che sbloccavano Fairaga, Tandaga eccetera eccetera, però erano comunque percentuali fisse AOE ed erano anche percentuali fisse contro nemico singolo, quindi molto molto più deboli. Refined Abilities con Boost HP e Boost Fuoco, che sinceramente parlando vanno benissimo a prescindere, vanno bene per tutti. Boost HP è sempre ben accetto all'interno di qualsiasi build, qualsiasi roba, e poi Boost Fuoco, che per delle build fuoco in generale, non solo magiche, vanno benissimo. Support Materia, dove abbiamo addirittura doppio attacco boost magico potenziato, e roba incredibile, colpaccio dei colpacci, abbiamo la Cure All. Abbiamo lo slot della Cure All, quindi abbiamo un'arma offensiva, molto offensiva, con ovviamente danno fuoco AOE eccetera eccetera, grosse percentuali e tutto, ma al tempo stesso abbiamo anche lo slot per curare. Quindi è un'arma che fa due in uno per quanto riguarda Eris. Ora ovviamente vi ricordo che lo slot Cure All ha una compensazione di riduzione dell'efficacia della skill del 40%, quindi capite bene che non è la stessa cura della Fairy Tail, non è la stessa cura in generale comunque di un'arma dedicata al recuperare HP dei personaggi, però se si riesce ad ottenere una buona percentuale di healing è comunque possibile poterla utilizzare e poter avere un minimo di cura. Ora, ovviamente questa è un'arma che tecnicamente serve per fare danno e giustamente se vuoi fare danno non perdi ATB curando. Quindi è un'arma che tu sì potresti utilizzare come arma principale, però utilizzare diciamo la cura non è sicuramente il target principale. Però
qualora ovviamente si potesse sfruttare per un motivo o per l'altro, è comunque tanta roba. Avere la possibilità di fare danno e la possibilità di potersi curare con un unico personaggio è sempre cosa da non sottovalutare, al posto di avere comunque un personaggio che rimarrebbe fermo in campo, che dà soltanto i buff o comunque fa soltanto le cure e non contribuisce in modo attivo al combattimento contro il boss. Mentre invece in questo caso avremo la possibilità di farlo combattere in modo attivo contro il boss, ma al tempo stesso avere le cure qualora ci necessitino. Mentre invece per quanto riguarda il vestito, abbiamo un vestito che, come il vestito di Cloud o come il vestito che abbiamo visto di Zack, anzi più che Cloud, quello di Zack che abbiamo visto la volta scorsa, anzi quello di Sephiroth in teoria che abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo anche in questo caso il Boost Magic Ability Potencies, che funziona nella stessa identica maniera. Quindi nel momento in cui noi riempiremo tutta la barra attacco del nostro combattimento, non so come definirlo, avremo la possibilità di ottenere percentuali in più, che di base in questo caso, essendo di 10 punti, sono praticamente 15%, perché arriviamo a 5, però è possibile comunque incrementare. È possibile incrementare fino ad arrivare ovviamente al livello 7, dove avremo 55 punti e 80% di danno ability, in questo caso magico, in più. Vi ricordo che ovviamente fino al livello 5 l'incremento è del 15%, mentre invece dal livello 5 in poi è soltanto del 10%. Quindi diciamo che solitamente bisognerebbe arrivare al livello 5 come diciamo, come di tradizione, come da regola, quindi cercate appunto di spingere un pochettino la situazione. Ok, mi sono accorto riguardando questa sezione di video che ho fatto il paragone non corretto, perché il Boost Magic Ability Potencies è lo stesso boost che noi abbiamo già in gioco, non è esattamente come quello che abbiamo visto di Sephiroth, perché Sephiroth è il Mastery, quindi è il Boost Magic Ability Mastery, che è diverso. Questo invece è il Boost Magic Ability Potencies, che è quello classico che noi abbiamo già in gioco. Quindi abbiamo già 10 punti di base, che comunque sono buoni, in più ovviamente possiamo aumentare, e vi consiglio come sempre di arrivare almeno al livello 5 per avere il 60% e anche per ottenere il maggior guadagno possibile. Quindi lasciate perdere quello che ho detto prima, pensate al fatto che questo è il boost che abbiamo già all'interno del gioco, mentre invece quello che abbiamo visto con Sephiroth era il Mastery. Mi è venuto in mente Sephiroth perché ho fatto il paragone appunto tra il Mastery e questo boost magico, dove se nell'eventualità anche Aeris avesse avuto un boost Magic Mastery, vi avrei detto tranquillamente di raggiungere il livello 5 di Magic Ability Boost più la Mastery ottenibile tramite il costume, che vi avrebbe dato praticamente un 15% in più gratis, al posto di darvi soltanto un 10%. Ok, questo diciamo era il discorso generale che avevamo fatto. E poi vabbè, Flame Blade Arcanum, sappiamo già benissimo come funziona l'Arcanum, ovvero abilità danno fuoco, danno più 35%, quindi direi assolutamente tanta roba. Mentre invece andiamo avanti con il costume di Lucia, in questo caso, che possiede la novità del Flame Frost Rabbit Ears, perché abbiamo come sempre come prima refined del costume il buff debuff extension di 10 punti, quindi come potete vedere abbiamo la durata già del 40% in più così di base, che è tanto, veramente tanto tempo, e in più abbiamo il Flame Frost Rabbit Ears, che come potete vedere appunto ci consente di ottenere resistenza fuoco ghiaccio del 20% e poi potenza dell'abilità fuoco ghiaccio 15%. Quindi mi ricordavo non benissimo, perché mi ricordavo la resistenza al 10 e invece l'abilità al 25, tipo una roba del genere, invece al contrario, abbiamo più resistenza e meno potenza per quanto riguarda l'abilità, no? La potenza dell'abilità.
Ovviamente avere due elementi affini a un costume solo è comunque un grande vantaggio, però se ci pensate bene l'Ice e Fire Ability, in questo caso del 15%, sono addirittura inferiori anche a un Elemental Mastery. Quindi capite già che comunque si perde una bella fetta di potenza di fuoco. Ottima per quanto riguarda la resistenza, perché comunque avere doppia resistenza elementale è comunque un grande vantaggio, perché è comunque un grandissimo vantaggio, però sinceramente non credo che il gioco valga la candela. Questo è un banner che comunque io non consiglierei di pullare, perché soprattutto se avete pullato nel Limit Break con Zac, ma fondamentalmente avete anche pullato ai tempi a Capodanno, è vero che solo Zac fa danno magico fuoco, però avete comunque Cloud, avete comunque Sephiroth per chi li ha pullati, che fanno danni fuoco, quindi potete comunque sfruttare loro. Non farete gli stessi danni di Eris e Lucia insieme a Zac, perché ovviamente Zac poi boosta anche l'attacco magico, però raga, questo non è un banner che comunque si pulla. Cioè, va bene l'Arcanum su Eris, però ritorniamo allo stesso discorso. Ho già Zac con l'Arcanum magico. Qui l'unica cosa buona sarebbe prendersi le armi e magari poi wishlistarle in un altro banner, fondamentalmente parlando. Quindi non mi sento comunque di consigliarvi, non mi sento proprio di consigliarvi di investire su questo banner. Mentre invece l'arma di Lucia, il Rose Musket, consente di fare danno singolo 620% al nostro avversario, ma al tempo stesso ridurre la difesa magica. Quindi carina come arma, che fa comunque 2 in 1 e quindi vi consente di fare buoni danni e ridurre anche la difesa magica, però capite bene che è comunque un'arma abbastanza sorvolabile. Buona invece la Refined, dove abbiamo addirittura un boost di Magic Ability Potencies, e questa effettivamente è un'arma che potrebbe servirci in generale per quanto riguarda la build dei personaggi. Peccato che è assecondata da un Fire Boost. Servirebbero molte più armi con questa Refined Abilities come primaria, ne servirebbero veramente veramente tante, perché al momento abbiamo soltanto la Sun Umbrella che consente comunque di avere dei buoni boost per quanto riguarda l'abilità magica e anche per quanto riguarda il boost magico vero e proprio, mentre invece questa aumenta il boost di abilità magica e poi il boost Fire Potencies. Quindi è un'arma questa ottimissima per il nuovo Zac, che ringrazierebbe tantissimo con questa, con quest'arma tra le Refined, cioè tra le sub weapon, però per tutti quanti gli altri personaggi purtroppo rimane un'arma a metà. Però veramente molto molto buono il fatto di avere come prima Refined Ability il boost Magic Ability. Mentre invece per quanto riguarda le, diciamo, le support materie, abbiamo danno magico aumentato del 20% e poi sigillo triangolare con il boost, che quindi ci consente di levare due sigilli in più quando stiamo nella stanza di attacco. Quindi ci consente di togliere tre sigilli alla volta, anzi quattro sigilli alla volta anziché due alla volta, coerenti diciamo con lo stesso simbolo. Diciamo abbastanza buono, perché comunque i sigilli possono sempre fare comodo in qualsiasi situazione, però diciamo che quest'arma secondo me è molto più valida in base alle Refined che per tutta la concezione dell'arma dietro. In soldoni ragazzi, è un banner che pullerei? No, assolutamente no. Abbiamo avuto due banner Limit Break, abbiamo quest'altro banner Featured, abbiamo un nuovo personaggio praticamente alle porte e abbiamo anche la possibilità di avere un altro banner Limit Break a breve. Quindi non credo proprio che questo sia un banner su cui spendere delle risorse, anche soprattutto se ho già speso su Zac, ho già speso anche su Cloud o Glenn in precedenza. Direi che questo è un banner facilmente skippabile. A questo punto vi direi di investire su Zac. Se magari volete investire su un banner, quello di Sephiroth e Zac,
è ancora a disposizione, e vi consiglierei a questo punto di investire su quel banner in modo tale da avere l'Arcanum Fuoco di Zac e avere anche la possibilità di poter boostare in futuro i team magici, perché comunque Zac, vi ricordo, avere la passiva, avere la refined dell'arma con il boost magico praticamente a tutto il team. Quindi potrebbe essere comunque un'ottima, potrebbe essere comunque un'ottima soluzione anche per questo evento, perché gli affiancate magari qualche altro personaggio e riuscirete comunque a poterlo farmare, a poter gestire l'evento nel migliore dei modi possibile. Detto questo, non credo che ci sia altro da dire praticamente per questi banner, soprattutto per questo banner, soprattutto per i personaggi. Quindi spero che come sempre il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.